Teramo Yallo, operazione saltata. Definitivamente. E questa è la novità delle ultime ore in Casa Biancorossa, quando ormai l'affare sembrava essere già andato in porto. L'operazione per portare in biancorosso il centravanti del Gambia via Ascoli ha infatti suscitato le proteste del tifo teramano, ancora scottato dalla vicenda della mancata Serie B accordata dalla giustizia sportiva proprio ai bianconeri marchigiani. In mattinata l'ok delle parti in causa, col giocatore assistito da Donato Di Campli pronto a raggiungere i nuovi compagni già al Poggio degli Ulivi per l'amichevole col Pescara. Intanto sul web la protesta sale, fin tanto da chiamare in causa lo stesso presidente Campitelli. Quindi ci sono dei tifosi che erano entusiasti e altri che erano arrabbiati, però noi andiamo avanti per la nostra strada, per il bene del Teramo. Non prendiamo il ragazzo perché pensiamo di doverci dirottare su altre strade, perché lui era un 96 e quindi era più un processo per un più a lungo periodo che a breve. Ma le trattative in casa Teramo non finiscono qua, perché sabato mattina Pietro Baccolo firmerà il contratto che lo legherà al diavolo. Il centrocampista arriverà dal Catanzaro per rinforzare una mediana che ha riabbracciato da poche ore Stefano Amadio, che però è uscito claudicante dall'amichevole del pomeriggio. La fortuna è che col campionato fermo l'ex Latina potrà recuperare con calma. Dicevamo del mercato. Filippo Capitanio è vicinissimo al passaggio al Siracusa e per sostituirlo si pensa al ritorno in Abruzzo dell'ex Chieti Abel Gigli, attualmente in forza alla Lupa Roma. Ma attenzione, perché proprio nella giornata odierna potrebbe esserci il sorpasso di Riccardo Fissore del Fondi. Questione di ore anche l'addio di Antonio Croce, vicinissimo all'Andria, per una separazione che forse libererà una casella che dovrà essere riempita quanto prima. Ma Croce ce lo ha chiesto mezza via, insomma, Serie C, sicuramente appena chiuderemo chi dobbiamo chiudere, Croce sul mercato, altrimenti resta con noi. Luca Forte nella giornata di domani tornerà a Pescara. Il sodalizio biancazzurro gli allungherà prima il contratto, prima di girarlo in Serie B a Carpi. Forte lo vogliono squadre importanti e quindi è giusto che vada in squadre più importanti.